Tacito, benvenuto alla No TV Tam Tam. Tu appartieni alla scuola, alla non scuola Tam Tam. Qual è il tuo non insegnamento per Tam Tam? Allora, prima cosa mi piacerebbe mettermi in contatto con la mia parte più profonda, mettermi in contatto con la mia parte più ricca, più magnificente, così come la vita è, e mettermi in contatto con una parte dove posso riposare mentre ti parlo e mentre agiamo anche con le parole, con un pubblico, con delle persone. Ecco, questa è proprio un'invocazione affinché le mie parole possano essere semplici, però possano entrare nelle persone, nella mente, nel cuore, in maniera carina, gentile, come una carezza. Questa è un'invocazione che io faccio, mi piace cominciare così. Tam Tam, con tutta la stima, no, per Alessandro Guerriero, il rivoluzionario, il guerriero d'amore, perché la sua finalità è quella dell'esserci senza maschera. Per cui quando ho saputo di Tam Tam e questo suono, il tam tam, un comunicare con un suono così di sempre, così antico, così primario e quindi speciale, la specie basilare, no? Ho subito aderito, perché è quello che voglio anch'io, essere molto senza maschera, essere vero, essere diretto. E quindi mi è capitato di riunire delle persone in Salento, Tam Tam Salento, eravamo forse 10 o 12 persone, e lì avevamo degli insegnanti attraverso dei video, delle persone la cui vita è un esempio per tutti noi. Ricordo forse Martin Luther King, I Have a Dream, piuttosto che Thich Nhat Hanh, questo monaco vietnamita vivente, 85enne, e altri, no? E per cui abbiamo dato rispetto, ascolto a queste persone, a queste esperienze di vita. E partendo di là ho tentato di coordinare questi sentimenti di gentilezza che i maestri ci donavano, fino a tentare di far venire fuori ognuno di noi la propria qualità. Proprio da Thich Nhat Hanh, in una delle settimane con cui ho lavorato con lui, no? Una frase, un concetto bellissimo, lui dice: abbiamo dentro di noi semi di tutte le specie, abbiamo i semi della crudeltà, della cattiveria, della ingordigia, però abbiamo anche i semi della gentilezza, i semi del sorriso, dell'apertura, della bellezza. Bene, ogni momento, ogni mattina decidi a quale di questi semi vuoi dare acqua, vuoi dare alimento, quale seme vuoi che si irrobustisca, che diventi forte. Ho amato molto questo concetto e sto tentando di metterlo in pratica, no? E per cui quello che abbiamo condiviso con Tam Tam, ma lo condivido anche con i miei studenti dell'Accademia di Belle Arti, no? Insegnola, è proprio tentare di far nascere una maggiore consapevolezza ognuno di noi di questa parte luminosa, di questa qualità, e che diventi talmente forte da diventare quasi un'arma al positivo. Volevo farti una domanda, è una domanda che mi è venuta in mente ascoltando le tue parole, che mi ricollega alla rissa in galleria che abbiamo fatto ieri con un altro collega di risse. Ci siamo posti il problema della trasmissione dell'esperienza e del ruolo dell'insegnante o del maestro. Io lo accettavo e mio compagno di risse lo rifiutava. Voglio sapere cosa pensi tu di quest'idea. Sì, sai, per me fare l'insegnante, il formatore è un lavoro
estremamente interessante, bellissimo. Mi trovo quasi sempre di fronte un'età che va dai 19 ai 25 anni, un'età bellissima in cui c'è ancora la possibilità di accettare, di comprendere, non c'è un'impalcatura, un tipo di maschera, una sovrastruttura ancora molto forte, no? Che di solito con l'età ognuno si costruisce. E dall'altra parte ci sono io, 62 anni, con almeno 35 anni spesi, impegnati, giocati a cercare la mia parte più vera, la mia parte più profonda, la mia parte silenziosa, la mia parte luminosa. E io sento un po' questa parte di me e mi piace poterla condividere con gli studenti. Faccio delle lezioni che mi divertono, mi danno gioia, con le mani nelle mani, delle lezioni in cerchio, cerchio armonia, lezioni con gli occhi chiusi, in cui soprattutto queste persone che vengono lì per imparare arte, ma l'arte è collegata con l'ispirazione, l'ispirazione è collegata con il mistero. E allora è questo, io devo insegnare come ogni persona può aprirsi, riconoscere l'ispirazione, che è questo grande dono, che è questo seme da dove nasce poi l'idea progettuale, da dove nasce la pittura, la scrittura, il canto, ma dove nasce anche il poter vivere a regola d'arte, camminare a regola d'arte, gioire, celebrare la vita, no? Come un artista si dice, no? È bellissimo questo, e non è niente di nuovo, è antico, è nuovo e contemporaneo, è di sempre e per sempre. Come posso svuotarmi come un vaso per ricevere queste informazioni così magiche che vengono da luoghi straordinari, no? Quello che tu dici a me piace moltissimo e penso che sia molto affascinante. Però noi a Rissa in Galleria ci poniamo sempre un problema, avere a che fare con la realtà, col mondo che ci circonda, in particolare il mondo dell'arte. E il mondo dell'arte che vediamo, che vedo io e vedono anche gli altri, ciascuno poi riporta le proprie opinioni, non è propriamente un mondo vocato alla spiritualità, all'accettazione di questo tipo di pensiero, ma sembra più che altro commerciale, legato alla vendita, legato al collezionismo. Tu come ti poni col tuo lavoro artistico rispetto a questo mondo? Sì, io tento di seguire la realtà, ma proprio realtà me l'immagino tutto maiuscolo e tutto molto vibrante, no? La realtà è ben altro di quello che tu hai detto, secondo me. Io sento che l'arte debba essere portatrice di valori, debba essere portatrice di quel grande mistero che è la vita. L'arte ci deve far entrare in un mondo straordinario, ci deve aiutare a ridarci questa capacità di meravigliarci e di celebrare momento per momento la vita stessa. Quindi per te, ti riporto a una tematica becera, per te il mercato, per te il gallerista, per te una mostra, che cosa sono? Una mostra è un tentativo di comunicare questo tipo di attitudine alla vita, e poi ci può stare benissimo il collezionista, evviva, ci può stare il danaro, a tutto, no? Per quello che riguarda il lato commerciale, bene, però la partenza qual è? Che io ho ricevuto questa idea che ho materializzato da chi? Attraverso l'ispirazione, da un mondo, come lo chiamiamo, dal mistero, dalla luce, posso dire addirittura da Dio, ma dove Dio non è una persona fuori di me, Dio è la mia parte più pura, più luminosa, quella più bella, quella quando tu stai bene e non sai nemmeno perché, non ti è successo nulla di chissà cosa, stai nella vita, respiri con la vita, gioisci semplicemente, ma non molto, non poco, semplicemente sei quella parte là, no? Così profonda, così riposante, è da quella parte che mi arriva l'idea e io la materializzo, diventa l'opera, ma mentre la materializzo io la ridono.
ho questa intenzione, come sai, la scintilla, no, che parte, e io ringrazio, faccio l'opera e ringrazio. Allora questo cerchio di ringraziamento, di riconoscenza, potrà avere un certo tipo di energia attraverso la materializzazione dell'opera. E poi può essere venduta, può essere attraente o no, citata dai critici, giornalisti, bla bla bla, e viva, no? Questo è tutto orizzontale, che ben venga. Però questo orizzontale tento di impastarlo col verticale della consapevolezza, della ispirazione, semplicemente, niente di nuovo, da sempre. La gente ha parlato di ispirazione e più o meno tutti la conosciamo. Oh, io penso che il suo non essere rissoso sia esattamente, a me piace non moltissimo, essere, non sei rissoso, no, infatti, perché no. Lui Marco ci istiga sempre alla rissa. No, amore, non, io non do alimento a quella roba là che mette fuori delle parti pesanti, no? Ma certo. Non mi interessa proprio, non ne parlo nemmeno, perché anche questo è un... È una pratica, no? Non parlare di cose pesanti. Io parlo solo di cose belle. Tento, è difficile pure, sai. So. E siamo sempre con, sai, il negativo, quello, detto così, colà, no? È una pratica che da poco mi piace. Poi, sai, più pratichi queste belle cose, più ti arrivano. Sei cosciente anche di tutto il resto negativo, certo. Arcipicchia. Ma proprio per questo io tento di aumentare quella parte là. Sai la bella notizia? Gli studenti amano questo. Professore, meno male che ci dà questa speranza, capito? Bellissimi sono, belli. All'inizio un po' blindati perché, sai, poi non se l'aspettano queste cose, non so, uno parla di Dio, capito? Wow. E sai, io da poco che riesco a parlare di Dio perché è molto imbarazzante. Prima cosa ti incapsulano subito nel cattolicesimo, certo. Allora devi dirlo mille volte. Anche se lo dici, sai, talmente dentro... Però quando comincio a dire non è fuori dentro, insomma, carino, carino, carino. Amo molto questo, perché devo essere come un tuono con i ragazzi. Devo dare il meglio di me, perché loro sono degli specchi. Se non stai dando il meglio di te, li perdi.